La Regione ha messo da parte, abbiamo tenuto una seduta proprio la scorsa settimana, ha messo da parte 150 milioni di euro per poter procedere alla valorizzazione dei comuni interni con una serie di interventi che vanno dalle politiche sociali alle politiche culturali, dalle infrastrutture alla riqualificazione dei centri storici. E stimolare le famiglie, ripopolare le culle e non solo gli ospizi come purtroppo avviene ormai da diversi anni, credo sia un obiettivo che tutti abbiamo il dovere di raggiungere, perché la continuità serve a preservare gli interessi legittimi di una comunità, ma soprattutto serve a far tornare la speranza in queste aree interne dove da tempo la speranza è un sentimento scomparso.